devi spaventare! Ti devi spaventare! Eccolo qua. Ma lei la segue scuola in botte? Tutti i giorni. Ma lei che fa qua? Prendo le botte. Ah, ma è allenato? Prendo le botte, sì. Ma lei non è uno di quelli che si maschera da pupazzetti e poi viene qua a allenarsi? Ogni tanto, sì, un paio di volte l'anno. Che fa? Dipende, personaggi giapponesi. Ah, e tipo? Tipo One Piece. Vedete, allora, se viene uno di questi che si mascherano da pupazzetti giapponesi, eccetera, eccetera, è sicuramente un aggressore. La prima cosa, un filate sotto! Capite? Vedete, siamo venuti all'aperto perché fondamentalmente l'allenamento all'aperto ha una grossa importanza, perché se va allenare dentro casa come dei ciccioni, no? Davanti al computer, ogni tanto alzate qualche pesetto, non c'ha senso. Vedete, qua all'aperto è gratis, si entra, potete trovare anche qualcuno con cui allenarvi, perciò vedete qua ci sono dei ragazzi, sono un po' sfigati, però sono venuti, si sono allenati, vedete, quattro sfigati tutti insieme. Salve ragazzi, allenatevi, fate bene. Dicevo, quattro sfigati che si allenano tutti in gruppo, però si sentono più tranquilli. Allora il consiglio che do a sfigati come voi è proprio questo: venite a allenare in gruppo e praticamente vi ritrovate sicuramente a fare degli esercizi migliori. Perciò dicevo, quattro sfigati si allenano. Quali sono gli allenamenti che possono fare in un posto così all'aperto come può essere in questo caso lo Stadio dei Marmi a Roma? Ma c'è un posto simile un po' dappertutto, in tutte le città d'Italia, d'Europa, del mondo. Anche in Bangladesh ci sono posti come questi, belli per correre. Perché? Perché fanno tutti le Olimpiadi. Allora, visto che le Olimpiadi si fanno ogni 4 anni, no? Perché non sfruttarli sti posti, visto che questi ogni 4 anni si allenano, altri 3 anni e mezzo, 3 anni e 3 quarti, sfruttiamoli anche per altri sport. E niente, allora loro ovviamente hanno iniziato con le flessioni, che sono fondamentali, come vi ho spiegato, perché se non fate le flessioni, no, e non ce la fate, non sollevate il vostro corpo, non potete fare grosse cose. Allora iniziate a farle, fatele sulle ginocchia, fatele sulle gambe, fatele con le braccia strette, ma fate, altrimenti vi ritrovate con ste panze che sono talmente abbondanti che vi toccano per terra le panze. Cioè, mentre fate le flessioni la panza già sta per terra. Ecco qua, sto sempre con quel gruppo di sfigati che stanno a fare ginnastica qua da soli. Vedete, adesso stanno facendo un esercizio che si chiama squat. Lo fanno anche un po' male, devo dire, perché in effetti, specie quello con lì bassetto, pensa essere il capo. Poi vedete, un gruppo misto, ci sono ragazze giovani, ragazze un po' meno giovani, degli anziani, stracomunitari, c'è il Bono che per esempio non è italiano. Cioè, comunque è un gruppo abbastanza misto. E questo dimostra che se vi organizzate, anche essendo, che ne so, un disgraziato, un vecchio, un panzone, eccetera, potete venire qui ad allenarvi. Qualcuno per allenarvi lo trovate sempre. Attenzione che non se ne approfittino, perché spesso e volentieri vi si avvicina e vi dice: scusa, ti vuoi allenare con me? Attenzione, quello è il momento peggiore, perché quando uno ti si avvicina e ti dice: scusa, vuoi allenare con me? È molto rischioso. Questi ragazzi si conoscono perché sono tutti sfigati, frequentano probabilmente lo stesso gruppo di cosplay. Chiede: a che ora lasci libera la piazzola? Gli infilate subito un colpo allo stomaco sotto. Se così non fosse, io per tutelarmi, la prima cosa che farei in questo caso, nel loro caso specifico, è: arrivo sul campo, ancora prima di allenarmi, mi scaldo malmenando delle persone. Ed è casuale il malmenare, perché? Perché tu devi menare comunque più persone possibile per avere più possibilità di beccare la persona giusta da malmenare. Allora, ci sono 10 persone, io ne malmeno 8. Così la percentuale delle persone che potevano aggredirmi, quel 20% è una percentuale, diciamo, risibile. Posso stare tranquillo. Ovviamente è importante anche della musica durante l'allenamento. Perché? Perché la gente, poverina, non è capace già di allenarsi. Allora, se gli metti un po' di musica sotto, forse riesce a fare qualche allenamento in più. Attenzione, perché qua poi c'è gente che sta apposta fissa per pià per culo. Voi direte: ma che bordi sta fissa per pià per culo? E so persone che vengono qua, c'hanno niente da fa, durante la settimana si sono pure allenate, magari sti giorni festivi che venite voi, che non c'avete niente da fa perché siete sfigati, non vi invita nessuno da nessuna parte, dice: oh, mo mettemo qua e pio per culo questo. Vi guardano, vi vedono, vi riconoscono. Perché vi riconoscono? Innanzitutto perché siete vestiti male. Siete venuti vestiti, che ne so, invece che i calzoncini dell'Asics super atletici, siete andati a Decathlon e vi siete comprati i calzoncini e costavano di meno. Tanto avete pensato che i calzoncini sono tutti uguali. Ma non è così. Perché non sono tutti uguali i calzoncini? Che quelli di Decathlon vi si appiccicano le chiappe. Magari sotto c'avete pure le mutande economiche, che già vi si sono appiccicate le chiappe, e fate tutto un pastone in mezzo. E allora, presentarsi così già
a un luogo di allenamento sicuramente vi mette in difficoltà, tanto per cominciare, perché c'è un fisico brutto, poi questi pantaloncini attaccati alle chiappe peggiora, più riconosco che so pantaloncini economici e c'ho quello dagli spalti e inizia a pia per culo. E voi direte, come mi pia per culo? C'è presente Nelson dei Simpson, no? Che vi indica ride? Più o meno è quello. Lo fa in maniera più moderata, perché si mette da lontano invece che da vicino, perché Nelson te veniva da vicino e te faceva invece quello sta a 50, 20, 3, 5 metri, è già una cosa più soft. Però lo fa in maniera più continua, perché? Perché giustamente è il mestiere suo. Questo è pagato, ci sono degli enti che li pagano apposta per pià per culo quelli vestiti male. Sono le grandi major, no? Tipo Nichele, Adidas, Pumo, o Spuma lì come si chiama quell'altra. Che praticamente che fanno? Dicono, vabbè, ma io voglio vendere più capi, no? Beh, giusto. Vuoi vendere più capi? E come faccio? Devo eliminare quelli vestiti male. Come li elimino? Li posso ammazzare per adesso? O comunque ne posso menare alcuni, eccetera, eccetera. Allora, stipendiano sti tizi qua per pià per culo. Li mandano praticamente nei posti di allenamento e gli dicono, oh, appena vedi uno vestito con la roba di Decathlon, inizia a piarlo per culo. Come puoi monitorare la performance? Loro hanno uno storico dei garzoncini venduti prima e dopo le prese per culo, per dire, no? Allora dicono, oh, mo famo partire a Roma, che nel bello scaglione prendi per il culo professionisti da giugno a agosto. C'è lo storico dell'anno scorso e quanti garzoncini abbiamo venduto e quanti ne abbiamo venduti nel periodo precedente. Allora che succede? Attiviamo sto scaglione 5.000, 10.000, 15.000 prendi per culo, che poi ovviamente tra di loro si conoscono, fanno i corsi insieme, no? Vanno sui campi questi qua senza preparazione, assolutamente, c'hanno mi pare 800-900 ore di formazione in aula, poi c'hanno pure la pratica, perché poi c'hanno aree dove vanno proprio a far pratica, affiancati magari con altri prendi per culo professionisti che già c'hanno uno storico, e partono ste schiere di prendi per culo professionisti. Questi che fanno? Si mettono praticamente lì e iniziano a indicare gente, a ride, guarda quello come è vestito, così da demoralizzarli. Una volta che questi sono demoralizzati, devono andare a comprare praticamente per forza roba di marca, perché poi uno fa live, scusa, ma perché mi prendi per culo? Ma non dico come sei vestito? E loro poi sono tutti vestiti tutto punto, no? Perché oltre a fare il prendi per culo professionista, perché mostrando così il brand, tu dici, vabbè, ma se questo prende per culo è vestito con spuma, boh, ma compra spuma pure io. Se ce l'ha quello che mi piace per culo sarà de moda. Poi tutti quelli nel campo c'hanno tutti spuma, oh, ma la compro pure io. E lo stesso vale per Adidas, no? Non fosse altro che, dicevo, sti prendi per culo professionisti sono anche persone atletiche che si allenano tutta la settimana, poi per arrotondare sto stipendio vengono e fanno sto mestiere. Allora, quale può essere un allenamento utile per i ciccioni di casa, per i giocatori incalliti di videogiochi, per quelli che si mascherano a pupazzetti, cioè tutta sta gente che generalmente non si allena? L'allenamento più utile intanto lo fate quando c'è del giorno libero. Perché? Perché se lavorate durante la settimana non vi potete allenare, a meno che come lavoro non fate gli allenatori, che non è il vostro caso, perché siete dei ciccioni inutili, informi, no? È funzionale ai colpi, perché poi vedete, loro adesso stanno facendo delle flessioni che sono un esercizio fondamentale anche per portare i colpi, perché se non ce la fate a fare flessioni, come pretendete di portare dei colpi, fare comunque un danno al vostro potenziale avversario? Flessione uguale estensione per il pugno, flessione estensione per il pugno, ok? Ricordatevi sempre che lavorare con le mani, stringerle, è altresì importante. Perché? Perché se voi non sapete stringere i pugni, non avete forza nello stringere le mani, non potete dare i cazzotti. Se non date i cazzotti, potete fare niente. Il cazzotto è la chiave d'accesso per qualsiasi cosa. Che ne so, voglio venire qua allo stadio dei marmi, voglio entrare, custode non mi fa entrare, oh, un cazzotto, capito? Perché? Perché il custode deve anche capire che chi si allena in scuola e botte può entrare senza dover esibire una qualsivoglia tessera, che ne so, di qualche ente sportivo, che non serve. Perché? Perché scuola e botte di per sé è già un ente sportivo. I ragazzi, per esempio, che so dei ragazzi che non hanno le tessere, sono entrati uguale perché hanno dato un cazzotto al custode. Adesso il custode sta lì per terra, dopo lo riprendiamo appena si alza, perché mo è uno spettacolo indegno messo così. Levatelo, spostate. Fate così, dai, non lasciate lì in mezzo per poro vecchio. Poi tra l'altro si poteva fare pure affari sua, cioè che cacchio di mestiere è? Chiede alla gente, scusi, lei ha la tessera per entrare, cioè non c'ha senso, no? Tu gliela chiederesti a certi che entrano in gruppo se c'hanno la tessera? Io non gliela chiederei, perché sono pericolosi. Vi presentate in un posto come questo per allenarvi, dovete portarvi l'attrezzatura. Qual è l'attrezzatura? Allora, c'è chi viene con le scarpe a ginnastica, c'è chi viene con i calzoncini,
secondo me già non serve, perché faccio un esempio banale: se avete qua nel posto e c'è qualcheduno che vi vuole dar fastidio e vi spinge, qua l'asfalto, il tartan, è abbastanza grattante, perciò io eviterei i garzoncini. Tanto sapete, dovete fa botte, perché venite qua, tanto o il custode o qualcheduno che rompe le scatole lo trovate sempre, sappiamo che dobbiamo fare. Allora, garzoni lunghi, la cosa migliore sono sempre i guanti. Io consiglio dei guanti con rivestimento in plastica, piombo o addirittura con le punte. Perché? Perché se venite a un posto del genere, a parte che fanno pure più bella figura, voi mette uno viene vestito, capito, con un vestitaccio, dei guantacci brutti, eccetera, tutte presenti con i guanti, c'è una differenza importante, no? Voi mette, guarda quello non c'ha i guanti, c'ha i garzoncini, che cazzo ne so, guarda quello che bei guanti, pure le punte, poi dove c'è, portatevi un bel lucchetto. Poi dire, ma che mi serve, per l'armadietto il lucchetto? No, perciò vi dicevo, ci sono dei lucchetti che sono perfetti, perché hanno l'anello bello grande e il corpo molto corto, che inseriti nelle mani possono stare anche 2-3 e permettono praticamente di avere una mano d'acciaio a colpire. E poi se vi fermano e vi dicono, oh, ma perché c'è tutti questi lucchetti? E che ne so, li rubano nei spogliatoi. Cioè, ma permetti che io metta 2-3 lucchetti? E ovviamente chi si vuole mettere in mostra è pericoloso. Perché? Perché stanno lì, dicono, vabbè, mo faccio vedere i muscoli. Poi altri dicono, vabbè, mo faccio vedere che so veloce. A un certo punto qualcuno per strafà dice, mo faccio vedere che meno qualcuno. Chi meneranno per primo? Se non voi. Perché voi? Perché voi siete sfigati, no? Da questo video siete sfigati, no? Se no stavate adesso in discoteca a ballà, oppure stavate, che ne so, in giro pieni di ragazzi. Ma state a vedere questo video, allora la sfiga vi accoglie. Per fortuna che avete incontrato a me. Perché? Perché questi video sfigati sono quelli un po' meno sfigati. Per sfigati meno, o che aspirano a diventarlo meno. Allora, visto che qua comunque la situazione è sempre la stessa, arrivate, iniziate a allenarvi, fate qualche cosa, uno vi inquadra, vi dice, ecco, quello non ce la fa, mo gli vado a menà. Allora, deve essere sempre pronta in voi la reazione, no? Che dice, ecco, questo sta arrivando per menarmi. Perché? Perché questo lo vede atletico, io sono meno atletico, non gliela faccio. Questa arriva, tu lo aspetti, pa, colpo sotto e un gancio. Perché smettete pure il gancio? Perché a differenza delle altre volte che io vi dicevo, no, fate vedere che menate, perché poi la gente pensa male, pensa che siete violenti, pensa che fate casino, eccetera eccetera, è molto meglio essere visibili. Così uno che fa pensa e dice, ah, vedi, questo è venuto, sembrava una pippa, sembrava uno sfigato, uno di quelli che si vedono i video su internet di cicalone, eppure gli ha menato. Se voi vi venite a allenare la mattina presto, intanto vi siete alzati, perché siete ciccioni, solitamente alzata mattina, va buffate colazione, bondi, girelle, mottini, tutta sta robaccia zozza che vi mangiate la mattina, a due devità. La mattina una salutare colazione a base di frutta, e poi ovviamente ve lavate la faccia, vi fate una doccia, non potete allenare che puzzate. Io ho visto spesso e volentieri gente che si veniva qui ad allenare e puzzava, diceva, tanto tu sudà, vado già zozzo. No, quando è già zozzo, ti dai una bella lavata, ti scrosti per bene, usi l'acqua calda pure, meglio l'acqua fredda, perché? Perché l'acqua fredda tonifica, poi voi che siete ciccioni e c'è delle panze, l'acqua fredda vi fa pure meglio, no? Giustamente. Allora, evitiamo di andare zozzi, evitiamo di andare mangiati pesanti, perciò niente zozzerie, niente cose sintetiche, un po' di frutta sicuramente fa bene. Se volete potete prendere anche dei cereali senza zuccheri aggiunti, perché poi il problema vostro è che vi piace la roba con i zuccheri aggiunti. Ed è una stronzata, perché poi che vi fa lo zucchero? Vi passa lì l'indice glicemico, poi dopo fate lavorare pancreas, l'insulina, cazzi e mazzi, e ricontinuate a diventare ciccioni. Più siete pure drogati, perché lo zucchero vi droga. Dimo stronzate, perché piasse lo zucchero, avete messo qualcuno che rinuncia a bustine di zucchero? A un bambino gli dai una bustina di zucchero e è contento, a un vecchio gli dai una bustina di zucchero e è contento, a uno di età media gli dai una bustina di zucchero e è contento. Allora è una droga universale, mentre la droga è a fasce d'età, no? Non è che te un bambino gli dai una siringa di droga, giustamente, ma manca un vecchio gliela dai, sa, può prendere giovane una bella siringa di droga e se droga. Invece lo zucchero va bene per tutti. Oh, quel vecchio volevamo drogare, dai lo zucchero, e lo drogano. Poi si agita, il vecchio a un certo punto si inizia a agitare. Poi avete mai visto questi vecchi, stanno tutto il giorno bloccati, oh, non ce la faccio a fare niente, hanno una bustina di zucchero piena e parte. Però questo è un male, perché? Perché poi giustamente è uno sprint, poi si fermano, poi dopo che si sono fermati è un boomerang, gli torna indietro sto zucchero, lì massa sagra, l'eroina, capito? E lo stesso per i bambini, perché? Perché già sono iperattivi i bambini, poi dallo zucchero diventano ancora più iperattivi, perciò una volta che vuoi dire a un bambino, state buono, questo non si sta mai buono, ti tocca dargli pure una pizza, ma tanto con lo zucchero manca la sente, perciò fai pure doppia fatica, gli dai una pizza, ma questo con lo zucchero non ha sentita. E ciò, dicevo, evitiamo questi zuccheri durante tutto il giorno, specie la mattina, andiamo ai cazzate, mo riempio il latte, mi ci metto 10 kg di zucchero, intanto non bevete il latte, perché va bene. E poi non ci aggiungete lo zucchero, se volete
un pochettino di energia, la mattina vi comprate il miele buono dell'apicoltore, no, questo osteria e supermercato, sterilizzato a 5000 gradi, passato dentro la mano elettronica. Una volta arrivati veramente sul luogo dell'allenamento che abbiamo prescelto, colazione fatta col metodo, col criterio corretto, è ora di iniziare a correre un pochetto. Perché? Perché se arrivi a una pista di corsa e non corri, cretino, giustamente. Perché se non ce la fate a correre, no? Non sapete postarvi senza la macchina, a moto, o scooterone, perché poi tanta gente fa, a me che me frega, tanto io c'ho lo scooterone, mi sposto con quello, no? Va bene, ma vi serve poterve spostare con le gambe, senza spostarsi che le gambe siete immobili. Perciò dicevo, dopo i prendi per culo professionisti, ci sono un sacco di categorie, per esempio ci sono i ladri da spogliatoi. Come li riconoscete i ladri da spogliatoi? Perché vi rubano qualsiasi cosa, che ne so, voi vi portate un paio d'occhiali vecchi, brutti, da sole, che si metterebbe manco un cieco, poveraccio, e vi fregano. Io una volta ho fatto un esperimento, cioè un paio d'occhiali vecchi a casa, ci ho fatte peggio cose, ho messo una tazza di cesso per una settimana, ho ritirati fuori, poi non la tazza di cesso mia, quella in bagno pubblico, poi ho ritirati fuori con una pinza, ho messo dentro una bustina, ci ho sputato, ho richiuso la bustina, ho preso a carci, poi ci abbiamo buttato di tutto dentro, roba chimica, roba fecale, roba sociale, di tutto. Alla fine più sti occhiali li lascio nello spogliatoio, ma non li lascio là sopra, che uno dice vabbè, oh, l'ho proprio trovati qua sopra, fesso chi l'ha lasciato, non me li frego, no, l'ho messo dentro l'armadietto e ho chiuso l'armadietto senza lucchetto. Oh, tempo 13-14 secondi, sti occhiali non ci stavano più. Dopodiché vedo un vecchio con sti occhiali, allora mi è venuta la curiosità per dire, oh, si è fregato l'occhiali mia, sono là, io ho chiesto, mentre mi avvicinavo vedo già questo e si toccava occhiali, poi ho dato un cassotto sotto perché ovviamente piegalo perché già questo stava a reagire, poi mi sono accorto non erano occhiali mia, erano uguali, però sto vecchio l'ho piegato, meglio così perché tanto un vecchio piegato è meglio di un vecchio dritto, poi quello faceva il dritto e c'ha e sapeva con noi, magari era pure del gruppo dei prendi per culo professionisti. Un altro vizio da eliminare sui videogiochi, perché? Perché il videogioco c'è una doppia valenza di vizio, prima cosa ve fa stare seduti e ve fa spendere i soldi, perciò sono due problematiche che possiamo ricondurre a un vizio, ma poi ve fa credere anche di saper fare delle cose, perché raramente ho visto persone che distinguevano il videogioco dalla realtà. Tanti, che ne so, giocavano a quello delle macchine e pensavano di saper guidare la macchina. Poi c'erano 12 anni, piava una macchina, andava a sbattere il padre li massacrava de botte. Tanta gente, per esempio, giocava a GTA, poi usciva, vedeva una macchina, che faceva? La prendeva e la rubava. Perché? Perché aveva visto un GTA, dice, vabbè, ho fatto un GTA, mo più la macchina però al semaforo. Peccato che scendeva dal semaforo uno grosso e dava un pizzone o buttava per terra. Perché? Perché poi se giocava a GTA non sapeva manco difendersi da un pizzone. E io in quei casi proprio ho notato che creava proprio il problema di servizio. C'è un Paolini della situazione dietro oggi, ma mo lo sistemiamo.